Il Politecnico di Milano punta ancora su Como, nonostante il progetto del campus universitario sia ormai da considerarsi arenato, e lo fa proponendo 3 nuovi corsi messi nero su bianco dall'Ateneo, sui quali però regna ancora il più assoluto silenzio. Mesi di attesa che suonano come una sentenza, con tutte le conseguenze del caso. In 2 occasioni, già all'epoca del vecchio e poi con il nuovo assetto della Camera di Commercio e parallelamente dinanzi alla Fondazione Volta, che ha inglobato in sé Univercomo, abbiamo presentato un piano dettagliato, spiega la prorettrice del Polo Territoriale di Como del Politecnico di Milano, Maria Antonia Brovelli, per creare 3 nuovi corsi ad alta specializzazione in città. Una volontà chiara dunque di arricchire e accrescere con un'offerta formativa specialistica il polo lariano, una volta tramontato il sogno del campus, un investimento in cultura e istruzione che però ancora non è stato vagliato e confermato. Abbiamo atteso a far partire questi corsi nel polo milanese del Politecnico perché li volevamo qui e ora siamo fermi al palo, spiega sempre la prorettrice Brovelli. Per quest'anno purtroppo non scatteranno in alcuna sede universitaria, ma se entro breve non avremo finalmente la risposta che attendiamo ormai da tempo, allora si inizierà inevitabilmente, aggiunge, a lavorare per inserirli a Milano. Il tempo è praticamente scaduto. I prossimi mesi saranno dunque decisivi per capire se a Como arriveranno il corso di geoinformatica, molto richiesto, quello di nanotecnologie e quello sulla gestione, il restauro e la manutenzione degli edifici storici, dice ancora Brovelli. Resta comunque inevitabile il rammarico per il campus universitario nell'area del San Martino. È un peccato, ma sembra proprio un capitolo chiuso. Se mai dovesse arrivare qualche altra proposta, noi saremmo pronti a valutarla, ma attualmente mi sembra che non ci sia più futuro, conclude Maria Antonia Brovelli. Il progetto, va ricordato, è rimasto legato alla possibilità nel 2014 di beneficiare dei fondi assegnati da Fondazione Cariplo per progetti rilevanti, somma che invece venne destinata al piano tra Ville e Giardini del Lago di Como, navigare nella conoscenza, con al centro la riqualificazione del compendio di Villa Olmo.